Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Penso che parecchi di voi, dopo il Prime Day che c'è stato ormai un bel po' di tempo fa, a luglio, abbiano avuto qualche difficoltà nel scegliere quale Echo portarsi a casa, acquistare. Oggi volevo spiegarvi intanto come sono fatti questi smart speaker e soprattutto a che cosa servono e poi alla fine con una conclusione un po' riassuntiva andare a capire anche quale acquistare e quale fa il caso vostro. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e partiamo subito con la definizione. Gli Echo sono degli smart speaker economici che vi danno molteplici possibilità di poter interagire con il vostro dispositivo, naturalmente se si ha voglia di conoscerli bene e approfonditamente. Gli smart speaker sono sempre connessi e pronti a rispondere ad ogni vostra domanda. La vostra voce verrà catturata da dei microfoni che, tramite l'intelligenza interna, poi e l'altoparlante, vi forniranno le risposte alle vostre domande. Questi smart speaker sono dotati tutti quanti di altoparlanti, più o meno performanti a seconda, diciamo, di quelli che vogliamo andare ad utilizzare e per che cosa ci servono. Se siamo persone che amano ascoltare tanto musica, allora vi consiglio sicuramente di stare su una tipologia di Echo totalmente diversa dall'Echo Dot, anche se ha uno speaker di tutto rispetto. Quindi per poter avere un audio totalmente diverso, migliorato, molto più profondo, vi consiglio sicuramente gli Echo. Gli Echo, come avete notato, non ho detto Echo Dot. Gli Echo sono stessa identica forma, ma molto più grandi, perché al loro interno c'è uno speaker molto più generoso. Altro prodotto che è ancora meglio dell'Echo è l'Echo Studio. Al loro interno troviamo molteplici altoparlanti. Troviamo tweeter, midwoofer e woofer. E questo ci consente di ascoltare in maniera molto più profonda e pulita l'audio che esce dai nostri dispositivi. È paragonabile tipo ad un hi-fi, ma nella modalità mono. Ma naturalmente non ci possiamo solo ascoltare la musica, possiamo fare anche delle chiamate, possiamo fare degli annunci, ascoltare notizie, piuttosto che interagire e chiedere di accendere e spegnere le luci, che è la cosa più banale, ma molto altro. Ma tornando alla parte audio, si ha la possibilità di abbinare due dispositivi uguali, quindi due Echo Dot, due Echo, e questo fa sì che si ha la possibilità di avere una funzionalità stereo, da poter magari abbinare al Bluetooth. Si ha poi la possibilità, avendo due prodotti uguali, di poterli abbinare tra di loro e riprodurre un suono stereo, o avere due Echo ed avere un mini impianto home theater in casa da poter connettere poi al televisore. Possono riprodurre su tutti i dispositivi di casa, quindi avete 5 dispositivi in casa, potete creare il multistanza e nel momento in cui andrete a dare il comando di riprodurre una canzone vi basterà dire utilizzando il multistanza e la canzone verrà riprodotta su tutti i dispositivi Echo che avete in casa. Nella parte sottostante poi troviamo il LED luminoso che ci dà le indicazioni sullo stato del nostro dispositivo e non solo. Quando voi andrete a chiamare il vostro dispositivo, l'anello diventerà blu, ma un blu un po' più intenso dalla parte in cui riceve la voce. Nella parte alta poi troviamo i 4 tasti fisici, quelli del volume, quelli per silenziare i microfoni, per il massimo della privacy, e il tasto azione. Abbiamo poi una dotazione di connessione sia Wi-Fi che Bluetooth, 2,4 e 5 GHz. Wi-Fi che serve naturalmente per connettere il nostro dispositivo ad internet, il Bluetooth invece serve per poter far uscire l'audio verso il televisore piuttosto che una cassa Bluetooth esterna o viceversa per poter ricevere audio e riprodurlo direttamente da qui. Vi ricordo che tutte le volte che voi andate a connettere questo prodotto, questo in questo caso, ma qualsiasi Echo, ad una cassa esterna, l'audio verrà riprodotto dalla cassa esterna e non più dal dispositivo. Negli altri dispositivi, oltre al foro per poter inserire l'alimentazione, di fianco c'era anche il jack da 3,5. Questo serviva per poter connettere in maniera analogica, anche in quel caso, un dispositivo esterno, quindi una cassa che avesse il jack da 3,5. Cosa che invece è stata tolta su questi di nuova generazione. Alcuni di questi poi sono dotati sia di Zigbee sia di Matter, il nuovo standard per poter riconoscere qualsiasi dispositivo esterno domotico che volete installare in casa vostra. Questo renderà molto più semplice la compatibilità tra il vostro dispositivo e l'accessorio che andrete ad acquistare.
In questo caso l'Echo Dot di quinta generazione ha all'interno anche un sensore di temperatura e in più anche un sensore di movimento e touch. Se per caso io faccio partire una sveglia, non mi servirà più dare il comando vocale, ma nel caso lo andasse a sostituire con la radiosveglia di casa, mi basterebbe semplicemente allungare la mano, toccare la parte in alto per poter fermare il suono della sveglia. Oppure sto riproducendo una canzone, posso metterla in pausa o far ripartire la canzone sempre toccando la parte superiore di questo. E da qui poi posso creare parecchie routine, perché io potrei creare una routine che sono delle azioni che vado ad impostare io, dove quando la temperatura rilevata da questo eco raggiunge i 27 gradi in casa, posso dire fai partire automaticamente il climatizzatore in modo tale che si rinfreschi l'ambiente. Questa versione dell'Echo Dot di quinta generazione è quella con l'orologio. È la nuova versione con dei punti di pixel molto più definiti e dà non solo l'orario ma anche temperatura e in alcuni casi anche dà anche il titolo del brano e l'autore della canzone. Ok, tanta tecnologia, tanta bellezza, perché comunque esteticamente secondo me si abbinano benissimo a qualsiasi tipo di arredamento, ma stringi stringi, cosa ci faccio con questa palletta? O comunque con un eco che ha anche lo schermo. Solitamente chi lo acquista, le prime cose che fa, chiede le informazioni meteo, ascolta le notizie, può ascoltare musica, può andare a accendere e spegnere le luci tramite accessori. Ma non fa solo questo. Questo prodotto connesso ad altri accessori vi dà la possibilità di accendere e spegnere climatizzatore, radio, televisione, Sky, decoder, home theater, potete abbassare e alzare la tapparella, potete far interagire più prodotti per arrivare a ottenere il massimo del risultato, come vi dicevo prima, temperatura troppo alta in casa, faccio partire in automatico il climatizzatore e magari ho lasciato le tapparelle alzate, con la medesima routine, sempre legata a questa azione che parte da qui, posso far abbassare le tapparelle in casa. Sono molteplici le azioni che io posso fare con un dispositivo Echo e grazie al nostro assistente vocale mi basterà fare questo senza nemmeno dare il comando io. Se poi avete una casa su più piani o comunque avete una casa grande dove magari la mamma quando vi chiama o la moglie soprattutto quando vi chiama che è pronto da mangiare fate sempre orecchie da mercante, con questo prodotto avete anche l'interfono, avete la possibilità anche di fare le chiamate con altre persone che utilizzano i dispositivi Echo, potete impostare timer e sveglie. Insomma, avete molteplici possibilità per poter rendere la vostra vita molto più semplice. Come ad esempio c'è anche Echo Auto, potete portare il vostro dispositivo, trovate il video qui sul canale, in macchina con voi e di ritorno magari da una serata piuttosto che dal lavoro, se con il caldo che sta facendo in questi giorni non volete arrivare a casa e trovare una temperatura di 35 gradi, potete attivare dalla vostra auto il climatizzatore o magari accendere la televisione o controllare le telecamere di casa vostra. E poi avete la possibilità anche di passare da un Echo Dot a un Echo Show. L'Echo Show, in questo caso un Echo Show 15, vi dà tutte le potenzialità di questo prodotto. L'audio per la riproduzione della musica è discreto, non è nulla di eccezionale. Ci sono degli Echo, come vi dicevo prima, più adatti a poter ascoltare la musica, ma se, come nel mio caso, avete necessità di crearvi delle pagine per poter vedere cosa c'è da fare oggi, ad esempio il meteo, potete impostarvi tutto quello che volete voi nella home page o magari vedere la telecamera di videosorveglianza che avete installato sul terrazzo perché magari avete sentito un rumore strano o il campanello smart, vi connettete a quello e vedete chi vi ha suonato. Insomma, nel mondo degli Echo potete fare qualsiasi cosa, sarete supportati dalle skill, sarete supportati dalle routine. Tutte funzioni che vi possono aiutare a rendere più semplice l'utilizzo dei prodotti di casa vostra. Tirando le somme, avete necessità di sostituire magari la radiosveglia di casa sul vostro comodino? Vi consiglio sicuramente un Echo Dot di quarta o quinta generazione, con orologio magari in questo caso. Se invece volete utilizzarlo in cameretta e non vi interessa l'orologio o magari in un altro ambito, nella stanza degli hobby piuttosto che
questa versione è sia con l'orologio sia senza, quindi c'è una differenza di prezzo naturalmente tra le due. Comunque non vi preoccupate, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, vi basterà cliccare sopra, vi rimanderà ad Amazon per poter vedere i prezzi di questi prodotti. Ma se invece avete delle esigenze più particolari per poter ascoltare musica, allora dovete andare su Echo Studio oppure un Echo. Se invece volete riprodurre anche in streaming Netflix, Amazon Prime naturalmente, volete vedere YouTube, volete una piattaforma interattiva sul video, allora gli Echo Show. Gli Echo Show sono di 5 pollici, 8, 10 e il 15 che è il fratello maggiore. Le differenze le fanno sia i pollici, sia nel caso dell'Echo Show 10 ha una base rotonda, vi metterò qui una foto, e questo vi dà la possibilità, quando ad esempio fate le videochiamate con un'altra persona che è dotata di Echo Show, vi seguirà lo schermo, ruoterà lo schermo, in modo tale che voi sarete sempre inquadrati. Insomma, secondo me il mondo Echo è diventato veramente performante rispetto a prima, che aveva tanti problemi, soprattutto per quanto riguarda la parte audio. L'audio era di scarsa qualità, anche i microfoni facevano fatica a percepire la nostra voce, soprattutto se c'erano dei rumori di fondo. Tutto questo fortunatamente adesso si sta debellando e abbiamo prodotti sempre più performanti. Per la privacy, molto importante, c'è il tasto di silenzio sia dei microfoni, sia nel caso degli Echo Show avete il tastino per poter mettere in questo punto la copertura della telecamera fisica, in modo tale che quelli che hanno paura che terze persone possano entrare nel vostro dispositivo, con questo avete la prova provata che è impossibile che vi possano attivare la telecamera, o anche se la dovessero attivare non vedono nulla. Il fantastico mondo degli Echo è questo, spero di essere stato chiaro, se avete domande fatele qui sotto nei commenti, ma vi consiglio di entrare in questo fantastico mondo, testare come prima cosa, magari accendere e spegnere tramite una presa smart le luci di casa vostra, e una volta che vi sarete innamorati di tutti questi automatismi, amplierete sicuramente la gamma di prodotti in casa. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!